Presidente, riprendo, spero di avere di nuovo il tempo necessario. Io intervengo sulle pregiudiziali presentate dalle minoranze sul testo in esame, la pregiudiziale presentata nello specifico dalla Lega. Dico che è strumentale perché fa riferimento ad argomentazioni connesse all'esercizio di legislazione per decreto. Beh, allora mi viene da dire perché quando ero in maggioranza la Lega su legislazioni per decreto, come i decreti sicurezza, il decreto crescita, non ha presentato pregiudiziali di costituzionalità. E poi alla fine siamo qua per legiferare, infatti qua arriva il decreto e qua possono essere fatte le modifiche, le dovute correzioni normative, appunto legiferare, che è quello che è il nostro compito. E se non hanno capito perché sul tema della Banca di Bari c'è urgenza, beh, allora magari glielo spiegherò più avanti. Mi dispiace che non l'abbiano capito. Ma se vogliamo parlare di costituzionalità, qua sono stati citati degli articoli, quello che non è stato citato è l'articolo 47 della nostra Costituzione, allora ci tengo a ricordarlo, ed è la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, ed è un articolo che a noi del Movimento 5 Stelle sta molto a cuore, soprattutto la parola tutela, e noi l'abbiamo dimostrato un anno fa, tramite l'istituzione del fondo di indennizzo per i risparmiatori, grazie al Movimento 5 Stelle. Una cosa che a noi del Movimento 5 Stelle sta a cuore. Io ci tengo a ricordare anche sulla Banca di Bari, che è un tema del quale non ci siamo resi conto solamente adesso. Si parla del 31 ottobre del 2018, la nostra collega Francesca Ruggero aveva presentato in quest'aula un'interrogazione all'allora ministro Tria per portare all'attenzione il tema della Banca Popolare di Bari. Forse se qualcuno negli anni passati sulle banche venete, ad esempio, avesse avuto la stessa attenzione, magari certe cose non sarebbero successe. All'allora ministro Tria rispose, e questo è doveroso, che gli organi di vigilanza sulla Banca di Bari riportarono che non vi erano i presupposti, leggo testualmente, per il dissesto o predissesto. Ma adesso? Siamo arrivati al 13 dicembre del 2019, quando la Banca d'Italia ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca Popolare di Bari, che è stata contestualmente sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del testo unico bancario, il 13 dicembre. E questa forse non è urgenza? Ed è per questo che il nostro governo, 3 giorni dopo, ha fatto questo decreto. Non è urgenza? Si parla di 3.000 dipendenti, di 360 filiali in 13 regioni, 70.000 soci e centinaia di migliaia di correntisti. Io non so, forse mi dispiace che qualcuno non capisca che questa è un'urgenza. Io posso capire che magari il testo non possa piacere, anzi, io auspico, noi sicuramente del Movimento 5 Stelle faremo delle manovre correttive per aumentare il livello di trasparenza, che è quello che serve nel contesto, nel mercato bancario. Magari queste cose vengano dei suggerimenti dall'opposizione, noi sicuramente faremo la nostra parte, però sicuramente che non ci sia costituzionalità nella difesa del risparmio. Beh, questo francamente mi dispiace, ma l'urgenza c'era e come. Io ci tengo a fare, e poi concludo, un piccolo accenno sul testo, perché il decreto consentirà, tramite l'aumento di capitale alla Banca del Mezzogiorno e del Medio Credito Centrale, insieme al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed eventuali altri investitori, di partecipare al rilancio della Banca Popolare di Bari. Il Governo ha inoltre comunicato che gli amministratori straordinari di Banca Popolare di Bari procedono con le negoziazioni già avviate col Medio Credito Centrale. Questo vuol dire che il Governo sta già intervenendo, proprio perché l'urgenza c'era. E concludo, ma ci tengo a sottolineare una cosa che è scritta nero su bianco nel decreto in modo testuale. Al comma 2 dell'articolo 1 dice che se per la nuova società che si verrà a costituire, leggo testualmente, le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società sono attribuite senza corrispettivo al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Morale, se lo Stato mette dei soldi pubblici, lo Stato diventa socio e proprietario dell'istituto. Questo è quello che abbiamo sempre detto e questo lo scriviamo nero su bianco nel decreto ed è riportato anche al comma successivo, il comma 3, quello che sancisce la composizione del CDA, che è di nomina del Ministero delle Finanze. Questa è la differenza rispetto al passato. Quindi io ci tengo a ribadire il concetto. Magari il testo può non piacere o può piacere. Secondo noi il testo è necessario, siamo qua per migliorarlo. Ma francamente il testo è costituzionale perché l'urgenza c'è ed è conclamata. Per questo il Movimento 5 Stelle voterà contro la pregiudiziale presentata. Grazie.